che forse manco ti si vede. Allora, giusto nel video prima avevo detto che avevo bisogno di una pausa, avevo bisogno di staccare un attimo perché non ce la faccio più a stare dietro i ritmi di sta cazzo di musica italiana, questa maledetta musica italiana. Grazie comunque per il video a Trillion, era andato molto molto bene. Affanculo per il video di Pachin, ve lo siete cagato di striscio. Affanculo per il video di Yu-Gi-Oh, manco vi cagate pure quello. Però sicuro questo video farà una marea di views. Perché? Perché qualcuno fa il permaloso, qualcuno se l'è presa, qualcuno se l'è presa. Chi? Luque. Simon aveva detto una minchiata il suo Red Bull 64 Burst, trovate la reaction pure di quello, aveva detto una minchiata su sto cazzo di telefono inglese che manco sapevo cosa fosse, e Luque si è offeso, evidentemente. Di conseguenza, appunto, ha fatto un pezzo dove... magari evitiamo di far casino là dietro, grazie. Ha fatto un pezzo dove probabilmente va a dissare, appunto, il buon Maurizio. Perché, appunto, la canzone si chiama Estate di Merda 2. Sappiamo la hit di Simon, Estate di Merda. Bene, di conseguenza, Luque oggi è incazzato. Lo andiamo a sentire. Intro. Oggi tornati al canale Guadagni, diciamo, qui in questo nuovo video. Salmo verrà dissato da Luque? Sì. Luque riuscirà a dissare Salmo? Ho i miei dubbi, però vediamo. Salmo risponderà a Luque? Spero di sì. Così io ci campo sopra e mangio anche il prossimo mese. Devo pagarmi le ferie, ragazzi. Quindi lasciate mi piace o commento per l'algoritmo e niente, iscrivetevi al canale, merda, perché stiamo andando abbastanza abbastanza bene. Grazie. Quindi Luque, Estate di Merda 2. C'è Leonardo DiCaprio con lì in copertina con una pistola. Ti sta cadendo il cuscino. Sembrerebbe Leonardo DiCaprio, quello. Si muovono cose dietro di me, io mi faccio i cazzi miei. Cosa cazzo fai? Allora, quindi Leonardo DiCaprio sembrerebbe quello in copertina, è stato di merda. Luque, vai, sentiamo un po' che ha da dire. Oggi mo sono tornato a Miami, ero andato a comprarmi la casa. Riderei di chi? Di me? Di Daddy Arcade, che è l'ultimo qui a ridere, Luque. Cerchi hype per il peggio 64 Buzz Life. Ma il nome Eccola lì. di Dio, no? E quando l'ho sentita, fra, ho rivalutato Plaza. E pensavo, uomo, ti sarebbe, adesso ti abbandonano. Ma Fantasy, dove? tutta la nuova scena, mo è con me. Fact, non abbiamo idea, ma tu sei l'antifiga travestita d'anticristo. E ti regala, stiamo Ah. forte. Accensura, stiamo forte, stiamo fegno, ma non mi sembra il momento. Ok, Ehi, vabbè, ci è una sta. estate di merda. Per te, fra, Crow, sei diventato più Amedeo. Ho che imbarazzo Dai. quel tuffo nella piscina di Sanremo. Sei un italiano, poi la trap vi ha finiti. Non sopravvivete trend, perché tu sei tra quelli che fai soldi e diventa fascista. Quasi commenti, hai cancellato. Rimettiti la maschera se scendi tra la gente. Una truffa come Nusret e la carne dorata. Ma io so. Certo, è vero, fra. È verissimo il messaggio che ti ho mandato. Ti immagino se posso ascoltare Luque. Vabbè, porco zio, ma anche meno, puttana galera. Cioè, ti ha fatto una battuta su sto cazzo di telefono, manco a far così, però, eh. Che tra l'altro, non me ne ero neanche accorto, ha nominato anche gli arcade. Cioè, ma perché? Ridere di chi? Di me? Dite agli arcade che l'ultimo qui a ridere è Luque. E tra l'altro, ci hanno anche fatto una bella live assieme, cioè, sono... Ma, Luque, stai ca... Vuoi dissare anche me? Non me ne fotto un cazzo. Sono veneto, vuoi insultarmi perché sono veneto? Io ti dico che sei... No. Cioè, davvero, mi sembra un po' esagerato per quello che ha detto Salmo. Cioè, boh, manco a far così. Cioè, penso, se non sbaglio, anche Salmo stesso aveva detto che era una mezza minchiata la sua, era una cosa così per dire. Invece no, niente, Luque ha colto il momento, ha detto, cazzo, è il mio momento di hype, pum, ti disso, e ha fatto il disastro. Poi, vabbè, sì, comunque ha fatto un gran bel freestyle, ha fatto il dissing è fatto da Dio, ed è bello che sia fatto così, non per le storie Instagram del cazzo, e quindi è figo. Da questo punto di vista ci sta. È figo perché è rap e si fa così. Quindi di conseguenza mi aspetto che Salmo vada un po' a rispondere. Sarebbe figo. Uno, perché ci faccio video sopra. Grazie, perché ormai la musica sta finendo per l'estate. Quindi magari continuiamo a fare qualche. Sto scherzando più o meno. Però comunque è utile. Allora, è figo perché è rap è fatto così. Quindi si spera che i due possano continuare un pochino a lanciarsi cose. Ma perché devi ridere? Aia! Questo video ha due doppia cosa. Ecco, ho perso il filo del discorso, grazie. Vabbè, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo, I can't remember. Vabbè, il ventilatore si muove da solo, presenza qui, spiriti che girano per la camera, l'estate crea comunque allucinazioni. E niente, io non so se questa cosa sia preparata o meno, onestamente. Può essere, perché ormai mi aspetto di tutto, detto onestamente. E poi fatalità, adesso no, che i dischi sono finiti, il mercato musicale si appiattisce un po' per l'estate, grazie a Dio finalmente, ci poteva stare effettivamente.
veramente un dissing da parte di due belle penne che si scannano un po' a vicenda, che sia preparato o meno non lo so, però è figo, dai, ci sta, è divertente, diverte, quindi boh, speriamo possano andare avanti, speriamo che il buon Salmo risponda almeno una volta, così almeno vediamo un po' come va avanti il discorso. E poi un Salmo che fa un vero e proprio dissing sarebbe divertente, anche perché poi auguri a Luque poi per rispondere, perché ora va bene, l'ha fatto Luque, nonna cazzo c'ho un buco qua, bravo Luque che ha fatto il dissing, l'ha fatto bene, un bel freestyleone, un bel beat, bello tutto, però poi devi anche saper reggere la risposta e devi anche appunto rispondere, cioè non è facile, poi contro Ai Salmo, non un coglione qualsiasi. Comunque leggiamo un attimo, ridere di chi? Di me, di Tagliar Kid, che è l'ultimo che ridere è Luque, abbiamo appena letto come è iniziato questa storia, adesso la finisco, la metto su YouTube, non cerco hype per il disco. In realtà te lo dico, detto onestamente, fare giusto sta cosa crea hype per il disco, perché riporti tutto il, cioè riporti l'attenzione su di te. Zio, in 4 ore hai fatto 200 passamila visualizzazioni, direi che un po' di hype l'hai tirato su, e ovviamente se non si ferma qua la storia continua, e quando esce il disco, penso fine estate, comunque l'attenzione l'hai ritirata su di te, visto che era da un pochino che eri un po' messo da parte per ovvi motivi, perché il disco è uscito da un po', non per altro, io non sono particolarmente fan, perché non è un tipo di musica che mi ascolto spesso, qualche canzone sì, ma non è roba che mi ascolto di solito, nulla contro, anzi gran rapper, però per quanto mi riguarda non è roba mia. Comunque, tu cerchi hype per il peggio 64 Bars Live, in realtà è uno dei 64 Bars migliori che abbia sentito fino adesso, se non il migliore, ma va bene, ma il nome di Dio non usarlo in vano mai. Io vorrei tirare una Madonna, ma non lo faccio. Che Kate Hardcore fra il cielo in una stanza, che quando l'ho sentita fra ho rivalutato Plaza. Questa mi sembra una mezza stronzata, onestamente. Cioè, cioè ti aggrappi sull'unica cosa un po' più pop che ha fatto Salmo, anche lì mi viene da dire, boh, un po' tirata così. Sono stato al concerto di Salmo, ti garantisco che hardcore lo è. Non ho mai visto un concerto di Luque, onestamente, quindi non mi metto a fare paragoni da quel lato. Però è difficile fare una roba hardcore come la fa lui, quantomeno in ambito rap. Che razza di uomo, disse alle bambine che lo ascoltano. E questo è un controsenso a quello di prima? Non lo so, vabbè. Da Carrie, perché poi anche a te seguono le bambine, cazzo! Tutte le canzoni d'amore che hai fatto, zio porco! Scusate. Da Carrie al concerto del mondo, al centro del mondo, adesso ti abbandonano. Non è vero, ma non è vero, cazzo! Piuttosto è lui che si è tirato via per qualche motivo. Infatti tutta la nuova scena, mo, è con me. Boh, non ho visto featuring in particolare, tanti featuring in particolare della nuova scena, ma magari mi sbaglio io, per carità. Non abbiamo età, stream al triplo di Kumite. Vabbè, ok, hai preso un'altra canzone a caso. Ok, fra, ti svelo il segreto sull'amore, ti servono le donne, fra, non ti basta l'autore. Vai, questa carina. Tu sei l'antifiga travestita da anticristo. Questa mi piace, questa è molto molto bella, una bella punchline. 10.000 biglietti regalati per San Siro, questo che cazzo ne so, saranno cazzi suoi. A coerenza stiamo forte, qua ha fatto il suo ritornello, una bella citazione, apprezzata. A fare pace stiamo forte, non ti disso da un millennio, ma mo mi sembra il momento, appunto perché esce il disco. Dai, non è vero, sto scherzando, sta girando un dinosauro qua per la camera, non fateci caso. Per te fra un'estate di merda, vabbè, ti giuro non lo volevo fare ma mi hai costretto. Da Russell Crowe sei diventato più Amedeo senza un poco. Che imbarazzo quel tuffo nella piscina di Sanremo. In realtà secondo me è stata una roba figa, divertente, fuori dagli schemi, per niente noiosa, ha fatto sorridere, perché no? Cioè, sì, vabbè. Sei un italiano medio, Sebastiano ha detto a Enzo. In famiglia tutti hanno un fratello scemo, hai avuto il tuo momento per la trap, poi la trap vi ha finiti. Non mi sembra che Salmo abbia abbandonato il suo fare, anzi ha fatto anche un bel progetto che è quello dell'Unplugged. Vabbè, lasciamo stare, si è semplicemente adattato come hai fatto anche tu. Io cerco di parlare da esterno comunque, sono fan di Salmo più che di Luque e va bene, però comunque se la vedo da esterno, metto a paragone le cose in modo oggettivo, mi sembra comunque, boh, che sia tanto esagerata sta cosa. Non sopravvivete ai trend perché non siete veri artisti, anche qui un'altra minchiata, perché Salmo uno degli unici stronzi che vengono dall'epoca che ancora oggi sopravvive senza problemi. Contrario, vabbè, niente, mi divento, è la prima volta che forse sto sparando un po' così, ma perché vi giuro mi sembra troppo tirata, è esagerata, non ha senso, ma proprio a livello oggettivo. Se Gesù Cristo, non so.
Va bene. Là in mezzo Slight è l'unico professionista. Tu sei tra quelli che fa i soldi e diventa fascista. Questa è un po' diffamazione, credo, un po' grave, onestamente. Quanti commenti hai cancellato? Quanta gente hai bloccato? Ma saranno cazzi suoi. Conosco tutte quelle a cui mandi la foto del cazzo. Ma saranno cazzi suoi. Probabilmente se le conosci anche tu, perché pure tu gliele mandi. Ma scusami. Forse pensavi fossi Inoki oppure Fedez. Rimettiti la maschera se scendi tra la gente. E ora non so, magari ti attaccano pure Inoki e Fedez, non lo so. Vabbè. Sei maestro della mossa sbagliata. Sei una truffa come Nurset e la carne dorata. Questa, vabbè, sì. Simpatica. Ma io sul beat ci metto il pepe come Anna. Decidi se vuoi continuare in studio oppure in strada. Va bene, carina questa parte. Poi c'è l'outro di Salmo, dove ha rimesso probabilmente il vecchio messaggio, quel famoso messaggio. Probabilmente ha tirato fuori sto cazzo di telefono inglese e finalmente ha svelato il messaggio. Certo, è vero, fra, è verissimo il messaggio che ti ho mandato, perché quel disco era figo. Una volta l'ho ascoltato, bro, una volta. Perché io il rap italiano non ne ascolto. Immagina se posso ascoltare Luque. Ah vabbè, è stato un'incoerenza. Vabbè, vabbè, ma che palle, Gesù, madonna, sono meno presuntuoso io, Luque, Gesù. E poi una parte del live di Salmo, dove dice: sono veramente contento di poter condividere il palco con uno dei miei rapper preferiti, un mostro sacro, raga, fatemi sentire la voce per Luque. Forse era un concerto di Luque, non lo so, vabbè, comunque, qui gli fa un elogio. Un Salmo che si è un po' contraddetto. È vero che Salmo effettivamente si è contraddetto spesso nella sua carriera, ma nel tempo comunque uno cresce, uno cambia idea, uno evolve i suoi pensieri, le sue ideologie. Ci sta a cambiare opinione, ci sta magari abbracciare ideali, tra virgolette, che prima non se li faceva propri. Però voglio dire, boh, mi sembra un po' esagerato far tutto sto polverone per sto cazzo di telefono inglese, bastarda la minchia. Vabbè, comunque, ecco, questo in sostanza era il dissing di Luque al buon Maurizio. Non lo so, secondo me, ripeto, figo, perché è figo, bella rappata, bel beat, bello tutto, bravo Luque, senza dubbio, io non lo metto in dubbio. Però davvero, ora ovviamente ha fatto un video simpatico, ma voglio dire, mi sembra tanto esagerato e un po' spinto quello che... cioè un po' too much quello che è andato a sparare Luque in sto pezzo qui, perché boh, non lo so, tante cose sono un po' aggrappate così alla cazzo di cane. Però rimane il fatto che è una cosa figa e ci sta, insomma, si dissono nei cazzo di pezzi, è divertente così, va bene così, che sia fake o meno, che sia tirato o meno, alla fin fine sti cazzi, è figo, fa casino, fa rumore, il mercato musicale ora si ferma, andiamo con i dissing, dai, ci sta, mi diverte, e io boh, sono qui e li commentiamo insieme. E niente, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, sono curioso. E nulla, voi avete un cazzo di telefono inglese? Io no, solamente il mio, fa mezzo cacare. Però, boh, non mi ricordo Samsung se sia giapponese o coreano, non me ne frega un cazzo, comunque non è inglese. E niente, ci vediamo al prossimo video, statemi bene. E boh, basta, ciao.